Essere o non essere, questo è il problema. Essere o non essere, questo è il problema. Essere o non essere, questo è il problema. È così che passa il tempo, tra buoni e cattivi propositi, ansioso di libertà. Marcantonio Gallo, regista e attore dello spettacolo teatrale Shakespeare Sezione 2, in scena al Teatro Verdi il 5 maggio con i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi. Buongiorno Marcantonio. Buongiorno. Marcantonio, un'esperienza sicuramente singolare quella di organizzare un laboratorio teatrale in carcere. Potresti raccontarci come nasce questo progetto? Dunque, il Teatro delle Pietre nasce dal presupposto di portare il teatro anche in quei luoghi dove solitamente non viene contemplato. Il teatro in generale nasce dalle sue contraddizioni, dalle sue impossibilità. E noi come gruppo fin dall'inizio ci siamo posti proprio come centro di formazione della cultura del teatro, anche al di fuori dallo spazio teatrale, perché siamo convinti che la magia scenica possa avvenire laddove c'è qualcuno che racconta e qualcuno che ascolta. Il progetto Dentro e Fuori Carcere Dintorni, ormai giunto al suo terzo anno di attività, mira a portare proprio il teatro in carcere, un luogo dove le contraddizioni sociali e la sofferenza sono particolarmente evidenti, con l'intento cioè di provare a un reinserimento, a un'integrazione del detenuto attraverso quello che è il mezzo scenico. Come facciamo a sognare qui dentro? Quali sogni possono affacciarsi alle nostre finestre chiuse quando i nostri tormenti non ci fanno nemmeno dormire? Siete quindi al terzo anno di questa esperienza. Cosa vi ha spinto questa volta a scrivere uno spettacolo sulle opere di Shakespeare? Allora, dunque, il teatro, secondo me, il teatro in carcere, ha senso soltanto se riesce a veicolare un messaggio che sia l'occasione di una sorta di introspezione, no? Sull'universo carcerario. Nel corso di questi anni abbiamo affrontato temi come la Sacra Corona Unita, abbiamo affrontato temi come il brigantaggio, il contrabbando e quest'anno attraverso Shakespeare vogliamo provare ad attuare il medesimo punto, cioè quello cioè di informare, quindi cioè di utilizzare il linguaggio teatrale per spiegare attraverso quelli che sono i presupposti scenici, per spiegare un po' quello che è il mondo cioè carcerario per chi insomma non ha occasione di vederlo dal di dentro ma lo osserva soltanto dall'esterno. Quindi il Teatro delle Pietre porta il teatro in carcere, oppure dietro le sbarre, come meglio preferisci. E cosa porta al teatro questa esperienza e cosa porteranno i personaggi di Shakespeare Sezione 2 al loro pubblico? Beh, noi riteniamo che il teatro oggi debba necessariamente reinventarsi, deve sapersi un po' sporcare le mani con la realtà. Noi molto spesso nelle nostre drammaturgie affrontiamo le cose in maniera pop, trash, sfiorando un po' il mondo del cinema, del fumetto, proprio perché riteniamo che ormai il teatro ha bisogno di una voce nuova, quindi nulla togliendo ai classici che sono per noi fondamentali, Shakespeare lo è assolutamente, però pensiamo cioè, che i temi ricorrenti che spesso sono appunto all'interno delle drammaturgie di una volta, quindi l'espiazione, la colpa, il senso di sofferenza, debbano essere in qualche maniera trattati e rivisitati e quindi cioè, riutilizzati incalati in quella che è la realtà odierna. Noi abbiamo provato con Shakespeare a dare voce ai detenuti, perché ci siamo accorti così, nel corso dei secoli, dalle opere di Shakespeare sono scomparse moltissime battute, moltissimi personaggi considerati minori. Quindi abbiamo fatto una sorta di parallelo tra quei personaggi mancanti delle opere shakespeariane, quindi delle tragedie, delle commedie, con i personaggi mancanti dell'attuale società, che sono appunto i detenuti. Attraverso le battute di Shakespeare abbiamo recuperato, quindi dato voce ai detenuti che hanno potuto così raccontare, insomma, ribellarsi un po' all'oblio del tempo, rivendicando di nuovo le loro battute, quindi il diritto a esserci di nuovo nella quella commedia che insomma poi è la nostra vita. Vedo che parli al plurale, per cui questo TDP, Teatro delle Pietre, è probabilmente una entità collettiva. Beh sì, naturalmente, cioè da solo potrei andare molto, molto in là, cioè siamo un gruppo di lavoro che comprende diverse persone che a vario titolo e diciamo con diversi compiti si occupano appunto cioè,
di portare avanti questi presupposti, di portare avanti la nostra idea di teatro. Gli stessi personaggi che abiteranno Shakespeare sezione 2 proveranno proprio, cioè, attraverso una lingua nuova, quindi attraverso, probabilmente bypassando attraverso Shakespeare, proveranno a raccontare la società odierna, quindi con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue velocità e con tutte le sue, insomma, a volte anche piccoli pensieri che ci lasciano perplessi nei confronti della vita. Bene, noi intanto ti ringraziamo. Ricordiamo che martedì 5 maggio al Teatro Verdi è in scena Shakespeare sezione 2 e so che tra voi attori, insomma, non è possibile salutarvi con una buona fortuna o qualcosa del genere, però insomma vi auguriamo di cuore di tenere alta la vostra missione teatrale, per cui grazie Marcantonio. Grazie a voi e vi aspettiamo a teatro. Essere o non essere, questo è il problema. Essere o non essere, questo è il problema.